Ehi, signorino, buonasera! Oh, oh, anche lei sta sparando! Abbiamo un'alleata! Guarite! Let's go! L'abbiamo killato! Amici miei, benvenuti all'interno di un altro video. Oggi sarà un video particolare perché sarà un video experimentation, come piace a noi, esperimenti su Fortnite. Come avrete letto dal titolo, dobbiamo andare a fare dei golosissimi esperimenti su questi cubi qua. Iniziamo su questo qui, che diciamo è il classicone, quello che conosciamo di più rispetto agli altri due. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale con la campanellina attiva se ancora non l'hai fatto. Troppo un bel like furbetto qua sotto. E la cosa più importante delle cose più importanti, all'interno del negozio oggetti, il codice più fresco del centro Italia. Only one code: R4SCO. Ci dobbiamo assolutamente sbrigare perché non abbiamo tantissimo tempo. Sto provando a fare questo esperimento all'interno di una partita in pubblica e sarà difficilissimo. Comunque, prima experimentation sul cubo viola. Ho messo il ping, almeno vediamo di quanto saltiamo. Solamente 14 metri. Non so se sono tanti o se sono pochi. Se gli andiamo a sparare, ovviamente rallentiamo. Però vediamo se gli spariamo, magari ci risponde e ci spara anche lui a sua volta. No, in realtà no. Non succede nulla se gli spariamo. Non riusciamo a prendere nemmeno lo shield. Ma vediamo se noi andiamo con un fantasmino. Sicuramente saltiamo di più, almeno credo. Corra, signor... Oh, ma signor fantasmino... Ok. Vediamo... Sì, saltiamo di 40 addirittura. Molto, molto bene. Non male. Ora ce ne dobbiamo andare subitissimo, perché è già partita la tempesta. All'interno, cioè più che altro dobbiamo trovare il secondo cubo, quello lì che abbiamo purificato durante l'evento, ovvero quello celeste. Io non ho mai incontrato questo cubo, eccolo lì. È segretamente nascosto. E vi do subito una news: infatti sembra che i cubi viola hanno iniziato a muoversi. Almeno dal momento che sto registrando questo video, un solo cubo ha iniziato a muoversi. Chissà dove andranno, chissà cosa faranno, a dire il vero. Ok, ci siamo. Abbiamo raggiunto quest'altro cubo. Vediamo se c'è qualcosa di croccante qua dentro. Sì, bello fresco, me lo prendo. Anche scildini che non si sanno mai. Oh mio Dio, ma quanto è bello questo. Questo è stupendo. Il colore di questo cubo è stupendo. Allora, di là abbiamo saltato, mi sembra, per 14 metri. Un po'... No, oddio. Abbiamo iniziato malissimo. Un po' pochini 14 metri, a dire il vero. Non mi ricordo se la prima volta che era uscito il cubo, credo riuscivamo a saltare molto di più rispetto a 14 metri. Ma questo che succede? Cioè, ci butta via. Questo ci butta via. Ok, ok, riusciamo a saltare, ma saltiamo pochissimo. Quanto diavolo saltiamo? 8? No, fermi. Tanto la tempesta è appena partita. Noi abbiamo ancora tempo. Devo assolutamente capire cosa sta succedendo, ma soprattutto capire qual è il cubo più forte. Ma questo ci dà... Oh mio Dio, signori, mi ha mandato 100 di shield. Cioè, questo cubo ti fa saltare di meno, quindi credo sia meno potente, però ti dà una bordata di shield. Vediamo se gli spariamo che cosa succede. Vediamo che non ci distrugge. Vediamo se succede qualcosa. No, anche qui se spariamo non succede nulla e ci fa saltare di un massimo di, credo, 11, 10, una roba, insomma, molto molto poco. Io quasi quasi mi prenderei le bende anziché il medikit, perché non si sa mai, è già partita la tempesta. Noi dobbiamo arrivare al cubo oro, che è il cubo più particolare. Anche se secondo me il più bello è questo celeste, perché, cioè, guardate che spettacolo. Ma non c'erano tutti, signori, ma non c'erano tutti alberi attorno? Ah, ok, sì, perché noi l'abbiamo visto da sopra e gli alberi lo coprono. Ok, sì, tutto nella norma. Oh, playerino, sta farmando il cubo. Cioè, sta facendo finta di farmare il cubo. Cosa vuole fare, signorino? Sta scappando. È un pescione! Anche lui è un pescione! No, venga qui, dobbiamo utilizzare... Ha jumpato? Fermi, questo lo dobbiamo killare, che è un fenomeno. Questo lo dobbiamo assolutamente killare. È andato, oh mio Dio, bravissimo. Mega fugona tattica. Ci dobbiamo prendere assolutamente un pezzo di cubo noi. Ok, let's go. Andiamo, pesce seccone, versione cool. Sbrigati. Quasi lo andrei subito a prendere quel simpaticone, perché se si shielda... È qua davanti a noi, ma è fermo. No, è un altro, è una ghoul trooper. È uguale a noi, ok. Sono due pesce tonno, come si chiama questa skin? Lo chiamo pesce secco ormai, lo chiamerò per sempre così. Occhio, uno è uguale a me e l'altro è all'interno di quel coso ed è rosso. Quindi, oh, eccolo. Vuole prendere la taglia? Aspetta,
C'è anche l'amico. L'amico è un polletto. L'amico è qui e non è uguale a me. È un'altra tipologia di pesce. Ok, salve signorino, buonanotte. Io abbiamo fatto subito un Uber killetta. Meno male ce ne siamo subito sbarazzati. Allora, quasi quasi ci dobbiamo prendere. Oh mio Dio, aveva la tristezza imperiale questo soggettone qui. Io mi riprendo. No, squalo, stai tranquillo, stai tranquillo, stai tranquillo. Ok, ce ne andiamo di motoscafo. Comunque, per ora sta vincendo. Anche se, diciamo, il cubo viola è più forte. Però io preferisco allo start andare dov'è il cubo celeste. Almeno ci dà tutta la vita. Tutto lo shield. Qui ci sono due playerini. Subito primo razzo per fargli capire che siamo cattivi. Secondo razzo per fargli capire che ci siamo. Ovviamente non l'abbiamo intati. Occhio, granatine tattiche, signorini. Prendetevi questi. Oh, 101. Questo vuole prendere la zip. Non ci riuscirai mai. Ma l'altro, questo è un polletto. Ma l'altro soggetto si è nascosto dietro l'albero. Maledetto. Pesce secco pure tu. Fermo, 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 fermo. Stai buono. Stai buono. Signori, signorino. Oh mio Dio, oh mio Dio, mi ha distrutto lo shield. Ok, mi ha tolto 40. Sembrava che mi ha rotto lo shield. Meno male, ci siamo sbarazzati anche di questi soggettoni qui. Ci dobbiamo sbrigare. Vediamo questo che cosa avevo. Oh, finalmente un medikit. Mitraglietta blu ce l'abbiamo. Niente di gustoso, a dire il vero. Dobbiamo correre. Ultimo cubo che ci aspetta. Così scopriamo tra tutti qual è il più forte. Ho chiesto un passaggio a questo gallo taxi. Eccolo lì, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Molto bene, l'abbiamo già raggiunto. Ci dobbiamo sbrigare perché è fuori dalla tempesta. Se non sbaglio, vediamo. Sì, sì, è fuori sicuro dalla tempesta. Quindi dobbiamo correre e sbrigare. Oh no, stanno pure sparando qui. Noi abbiamo una gallina. Chi ha la gallina non deve essere sparato. Questa è la regola di Fortnite. È la nuova regola della season 8. Ok, lo vedo. Oh mio Dio, è pure cattivo. È lontanissimo. Lasciamo il nostro taxi. Andiamo a vedere cosa succede se ci buttiamo sopra questo qui. Che... oh mio Dio! Mega giallo! Io lo sapevo, questo è il più carino. Questo, ma c'è per forza, è oro, è oro, è oro. Vediamo che succede, vediamo. Allora, dobbiamo capire di quanto stiamo saltando. Ho messo il ping ora. Gli altri, mi sembra un massimo. Oh mio Dio, non mi vorrei sbagliare. Un massimo di 13. Qui, ma qui saltiamo molto, molto di più. Si può buildare sopra? No, non si può buildare, ovviamente. Vediamo se qui saltiamo 30. Arriviamo a 30. Voglio provare solo a sparare. Vediamo se spariamo da sotto. Se lui fa qualcosa, no. Per il momento non sta facendo nulla. Ma se non mi sbaglio, oh no, 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 ragazzo, ragazzo, siamo qui in veste da scienziati noi. Siamo qui in veste da sperimentatori. Ok, 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 questo è un bottazzo. Questo, oh, oh, quello è un bottazzo. Ma questo no, però, oh mio Dio, mi hanno devastato. Signori miei, ma non lo vedete che ho non abbiamo messo i panni da scienziato. Non abbiamo messo i vestiti da scienziato, altrimenti ci avrebbero lasciato stare. Io vorrei prendere. Io non capisco se questi playerini sono bot o non sono bot. Comunque sono davvero molto molto scarsi. Speriamo di... ok, quello lì si è tipo rintanato. Io provo a fare il mio esperimento. E sì, andiamo sui 30. Andiamo sui 30 al 100%. È il momento, è arrivato quel momento lì di andare a prendere questi soggettoni. Fammi vedere, guarda come mi spia. Guarda come mi spia il simpaticone. Oh oh, no 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 no. Non fare così, dai. Non fare così. Signorino, signorino, ti ho rotto lo shield. Gli tiriamo anche uno shieldino, dai, gli tiriamo uno shieldino. Vediamo se cade sulla nostra trappola. Se lui se lo... se l'è preso, se l'è preso. Non, non c'è più il tag. No, ancora lì, ancora lì, ancora lì. Non se l'è preso. Gli volevamo fare... oh, ma ragazzo. Ma... oh, 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 fermi, fermi, fermi. Sì, era... lancia razzi. Ok, let's go. Chi ce l'ha lanciato? Eccolo, arriva, 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 arriva. Questa è una Ruby... oh, doppio lanciarazzi. No, non era lui col lanciarazzi. Oh, maledizione. A questi due. No, spammoni maledetti. Fatemi capire dove sono. Ok, stanno facendo un doppio lanciarazzi. No, 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 no. Mi servono mazz. Dove sono? Ok, prendo questo, grazie. Oh mio Dio, no, mi hanno devastato. Mi hanno devastato. Devo assolutamente inventarmi qualcosa. Occhio, forse è arrivata la nostra fine. È arrivata la nostra fine. Lo sento, lo percepisco. Subito, no, mi vogliono buttare su tutto. Che fermi maledetti. Guarda lì. Calmi, basta, state buoni. Dove sono? Devo capire dove, ok, uno è qua sotto. No, 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 mi sparano anche altri da... ma no, ma erano tutti contro di me. Non ci posso credere. Per
Però va bene, dai, abbiamo fatto il nostro esperimento e abbiamo scoperto che il cubo oro è il più forte tra tutti. Amici miei, mi raccomando, all'interno del negozio oggetti il codice più fresco del centro Italia, R4SC. Iscriviti al canale, attivate la campanella delle notifiche e droppate un bel like furbetto se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo presto. Prima ovviamente vi lascio due video qua sul vostro schermo, quindi mi raccomando, se ancora non l'avete visti, andateli a vedere. Ci vediamo prestissimo con tante altre news e le strade.